È una situazione davvero complicata. Noi lunedì abbiamo appuntamento con il sindaco, con la ragioneria generale, cioè con la dottoressa Leonardi, con l'assessore, proprio per cercare di capire quali sono i tempi e poter Dusty essere in grado di poter, come dire, no, far fronte a questa emergenza, perché certamente siamo molto amareggiati, perché abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo mettere per cercare di dare maggiore decoro alla città. E abbiamo avuto tali e tanti di quei problemi che voi non potete nemmeno immaginare, perché abbiamo una situazione nuova che i cassonetti ogni notte vengono bruciati a decine e decine e decine in vari quartieri della città. E abbiamo fatto tantissimi investimenti, stiamo facendo comunicazione, sensibilizzazione nelle scuole, stiamo facendo veramente tantissimo che non era mai stato fatto e non è previsto nel capitolato, quindi a costo nostro, proprio perché Dusty crede nella... vuole e si è messa in gioco, ha accettato questa sfida proprio per gettare le basi di un ponte verso una, come dire, una piccola rivoluzione culturale, per sensibilizzare per futuro, naturalmente, lavorare prima per la gara settennale, che non sappiamo nemmeno se ce la giudicheremo noi, non sappiamo nemmeno se parteciperemo, però voglio dire, essendo io nata in questa città, ho sentito il bisogno di dare un contributo a questa città. Due fatture arretrate non pagate dal comune di Catania perché bloccate a causa del dissesto, lavoratori della Dusty sul piede di guerra ed è caos sulla raccolta rifiuti in città. È una Rossella Pezzino disperata quella che questa mattina ha raccontato i nostri microfoni del duro lavoro fatto in questi mesi per far fronte alle numerose difficoltà legate alla raccolta. Non siamo una banca, non siamo la Onlus, ha detto l'amministratore delegato della ditta che gestisce il servizio. Siamo fuori di 9 milioni di euro. Adesso mi trovo veramente disperata, perché noi non siamo una banca. Cioè, la Dusty ha fatto anche nei confronti dei propri dipendenti tutto il possibile, perché abbiamo addirittura anticipato soldi per conto della società uscente. Cioè, abbiamo messo in campo tutte le nostre forze economiche e finanziarie per fare in modo che i dipendenti si sentissero e fossero coinvolti anche nel nostro progetto virtuoso. Ma a questo punto cosa volete che vi dica? Il 15 è martedì e purtroppo abbiamo sentito che il comune non ha disponibilità economica, che i commissari non si sono ancora insediati, che c'è una situazione di lentezza. Cioè, siamo in una situazione in cui chi ha le redini, chi ha le sorti in mano di questa città, mi sembra che stia lavorando con molta lentezza. Speriamo che lavori sotto traccia e che improvvisamente salti fuori una bellissima sorpresa, soprattutto perché adesso c'è la festa e quindi io non so per Sant'Agata che cosa succederà, come si presenterà questa città, perché non si può fare leva soltanto sulla società che gestisce il servizio, perché la nostra non è una Onlus e non è nemmeno una banca e non abbiamo l'apertura di credito da parte di nessuna banca, proprio perché il comune non ha il becco di un quattrino, per cui non è finanziabile, non ha un rating per cui le banche possono e vogliono intervenire. Quindi non si può fare conto soltanto sulle capacità, la capacità economico-finanziaria di un'impresa, perché la capacità noi la stiamo dimostrando con tutti gli investimenti che abbiamo fatto, con tutte le campagne che stiamo mettendo in campo, con tutto il lavoro che stiamo facendo, ma più di questo non si può. Noi siamo fuori di 9 milioni di euro. No, forse non ci siamo capiti. Cioè la fattura, noi lavoriamo, cioè noi abbiamo fuori tanti, tanti, tanti quattrini, non è una questione, non bastano 1 milione di euro, non basta, non è quello la cifra, cioè noi abbiamo 9 milioni fuori.